1000 figuranti provenienti da tutta la Toscana che hanno così riportato la città indietro nel tempo. La regione toscana infatti ha scelto Arezzo per festeggiare il capodanno dell'Annunciazione. La Toscana è terra di arte, di cultura, è terra di storia, è una terra bellissima, conosciuta in tutto il mondo, e sapere che oggi, detta ai tanti gruppi di rievocazione storica, ci propongono il loro lavoro è qualcosa di bello. Puoi farlo nel giorno del Capodanno dell'Annunciazione, un giorno che segna anche una data storica per la nostra terra, è qualcosa di importante. Si tratta di un'antica tradizione per cui l'anno civile iniziava in Toscana il 25 marzo, il giorno in cui la Chiesa Cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione, un calendario che rimase in vigore fino al 1749. La regione toscana ha voluto unire due feste importanti, quella dell'inizio dell'anno corrente con l'Annunciazione e la rievocazione storica, e abbinando questi due momenti è nato tutto questo, questi tre giorni nei quali Arezzo è diventata la capitale della rievocazione storica. Tra le vie del centro della città il grande corteo storico ha sfilato sino a Piazza Grande, poi tutto è culminato sul Sagrato del Duomo con lo schieramento dei gruppi storici. Una grande occasione per ancora di più far conoscere quanto questa città sia bellissima e anche per mettere al centro l'idea di una città che accoglie la tradizione e la rilancia nel futuro. Il comune di Arezzo infine ha donato alla regione un oggetto speciale, uno scettro simile a quello del maestro di campo della giostra, sormontato dal Pegaso, simbolo di tutta la Toscana, che possa così passare di città in città. Con gli spazietti dove mettere poi i simboli delle città che ospitano il Capodanno, che lo ospiteranno. Ovviamente il primo è il simbolo di Arezzo, e l'auspicio è che poi la regione consegni via via alle varie città che potranno aggiungere il loro simbolo alla data del Capodanno dell'Annunciazione nei prossimi anni.